Le terapie di combinazione stanno prendendo sempre più piede nella terapia dell'ipertensione polmonare. Parliamo di questi temi con il dottor Emanuele Romeo, qui a Roma in occasione del convegno Hot Topics nell'ipertensione polmonare. Allora, dottore, perché partire da subito con le terapie di associazione e non partire in modo graduale, come spesso succede per altre patologie? Perché dalle nuove evidenze sull'ipertensione polmonare si è visto che, essendo una patologia grave con una prognosi infausta, a partire con una terapia aggressiva ci dà dei risultati migliori dal punto di vista dell'outcome, della sopravvivenza dei pazienti, e quindi le attuali evidenze ci indicano che partire con una terapia di associazione con più farmaci ci dà dei risultati migliori in termini di sopravvivenza per quanto riguarda i pazienti. E quali sono le associazioni di farmaci che sono più studiate oggi? Oggi le associazioni di farmaci maggiormente studiate sono soprattutto le associazioni di farmaci orali, quali gli inibitori delle fosfodiesterasi e gli inibitori dell'endotelina, dei recettori dell'endotelina. Queste associazioni sono state studiate, come nello studio Ambition quanto riguarda l'associazione Ambrisentan più tadalafil, avendo degli ottimi risultati in termini di sopravvivenza, di miglioramento dell'emodinamica del paziente, con una importante riduzione delle resistenze polmonari, aumento della gittata cardiaca, cosa che noi riscontriamo anche nei nostri pazienti che trattiamo con queste associazioni, in cui molto spesso al cateterismo di controllo riscontriamo una netta riduzione delle resistenze vascolari polmonari, ma anche un netto miglioramento della gittata cardiaca, oltre ovviamente ad un miglioramento della clinica del paziente. Ci sono dati anche sulla mortalità e sulle ospedalizzazioni? Anche questi sono dei dati molto importanti, perché sia in termini di miglioramento del clinical worsening, ma anche della mortalità in questi pazienti. Dalla letteratura scientifica abbiamo una serie di evidenze che ci supportano su questo campo. Anche dal real life dello studio Ambition abbiamo delle conferme per quanto riguarda questi risultati, ma anche nella nostra pratica clinica riscontriamo giorno per giorno che c'è questo netto miglioramento dei parametri clinici ed emodinamici dei pazienti.